Siamo qui con tanti risparmiatori e cittadini che si sono avvicinati a questa vicenda e volevamo raccontare la storia di Fabrizio. Sì, allora la mia storia è molto particolare. Io premetto che fino al 2010 non ho mai avuto nessun rapporto con Banca Etruria. Io sono un truffato di Banca Etruria. E nel 2010, tramite una società che dovevo fare nell'ambito della ristorazione per chiedere un leasing, Banca Etruria si è gentilmente offerta di concederlo, però in cambio ha chiesto gentilmente di poter effettuare degli investimenti con dei titoli loro. Sono partito all'inizio con delle obbligazioni convertibili, quindi uno strumento ancora più rischioso, che ovviamente mi è stato dato, concesso come garantito perché non sarebbero mai state convertite. Siamo sempre nel 2010? Nel 2000, sì, fine 2010, inizio 2011. Poi la banca invece decise di convertire queste obbligazioni, fortunatamente avvertendo 3 mesi prima che le avrebbe convertite. Ho venduto gli strumenti perché a quel punto erano veramente molto molto rischiosi, in perdita ovviamente, e a quel punto è scattata l'offerta per queste subordinate che a quel punto erano state super garantite, dicendo con queste non avrai mai nessun tipo di rischio. Dato che mi intendo un pochino di economia, di finanza, mi interesso, controllavo regolarmente il valore di queste obbligazioni e mi sono trovato l'anno scorso, ancora prima che la banca venisse commissariata, prima del commissariamento? Sì, esattamente, che il valore era crollato da oltre 100 a 80. Sono andato a chiedere spiegazioni al direttore della filiale, che nel frattempo era cambiato, e mi ha detto: guarda, sono andati via la rete vendita e quindi i nuovi venditori, diciamo, hanno portato via i clienti e quindi le obbligazioni sono calate. Cosa assolutamente falsa. Secondo me i grossi che sapevano, quindi chi stava al potere, ha venduto questi strumenti un anno e mezzo prima, perché lo sapevano già un anno e mezzo prima, e hanno fatto cassa sapendo che un anno e mezzo dopo avrebbero fatto lo scherzetto a loro. Questo è il mio pensiero. Quando la banca è stata commissariata, il titolo è calato di nuovo, vado in filiale a chiedere spiegazioni, mi dicono: vai tranquillo, nel 2016 riavrai tutti i tuoi soldi. Premetto che in questo anno ci sono stato almeno 5-6 volte in filiale, mi hanno detto sempre la stessa cosa, addirittura mi hanno fatto rifare il questionario MiFID quest'anno, perché a loro avviso dicevano che non era regolare, che andava aggiornato, eccetera. Non più tardi di luglio, fine luglio, prima che partissero le ferie, avevo intenzione di venderle, perché avevo capito che qualcosa non andava. Sono stato tranquillizzato: no, vai tranquillo, vai tutto tranquillo, che non succederà mai niente. Ecco quello che è successo. Quindi secondo me loro sapevano già 2 anni prima, e lo stesso anche il governo, io sono immagino che così, perché hanno fatto la cosa studiata e misurata. Tutto qua, io non ho altro da dire. Grazie Fabrizio. Okay. Grazie.